wa mwaki Anya chere tati ako hike Anya la mosia ya kora kara Na kera kara weda kaga No, da mire Anake no, da mire Allora, siamo qui a Castellammare per festeggiare un campione italiano di un'arte marziale che è diventata ormai abbastanza famosa, no? Anche grazie a questi nostri campioni locali, il Taekwondo. Ma quindi tengo a sottolineare una cosa importante: nell'anno della Juve Stabia non c'è solo calcio, ma ci sono tanti altri sport dove gli stabiesi sembra stiano eccellendo alla grande. E la prima domanda che ci viene da fare con il preside Gaetano Gallinari della scuola da Wojtyla, Karol Wojtyla, che ospita i loro allenamenti in pratica, che ha sempre collaborato con il team che sta portando avanti queste belle iniziative di sport e di socialità. È vero, è il calcio, non ci sta niente da combattere contro il calcio. Però questo, oltre a essere il Taekwondo dei campioni, è anche il Taekwondo della gente, del popolo, dei giovani, dei bambini, quindi preside, dei bambini della scuola principalmente. Assolutamente sì, ed è per una scuola come la nostra, che ha tanti plessi in diverse periferie cittadine, un valore aggiunto enorme, perché come ho voluto scrivere nella targa di Roberto e Domenico, lo sport riesce a parlare il suo linguaggio diretto con i ragazzi, con i giovani, con i bambini, che alle volte la scuola fa un attimo fatica a intercettare, invece il loro contributo è straordinario, riesce a mettere in moto cose veramente notevoli. Okay. Siamo partiti con un gruppetto, siamo arrivati a centinaia e centinaia di bambini che tutti i giorni vengono, seguono. Roberto, una delle due ore di scienze motorie della scuola primaria, va in tutte le classi, fa la pallina da ping pong in tutti i plessi dell'istituto, e parliamo di 6 plessi, e poi la inclusione, gli alunni con difficoltà, veramente stiamo facendo un lavoro meraviglioso e stiamo provando insieme a loro a recuperare la dignità delle periferie cittadine. Benissimo. A Roberto il team Longobardi, quindi con i giovani, sì, per i giovani, per far crescere insieme al fratello Domenico.
che praticamente i bambini piccolissimi, ho visto in kimono tanti, tantissimi, proprio, scusami, i termini tecnici ce li spiegherai tu, tantissimi bambini di 7-8 anni. Dai 4 anni in poi che si accingono a questa nobile arte marziale che nasce in Corea del Sud. Quello che ci tengo a sottolineare è che il taekwondo, oltre ad essere un'arte marziale, è sport olimpico, quindi trasmette tutti i valori dell'olimpismo che sono direttamente presentati dal CIO, dal Comitato Olimpico Internazionale. Diciamo che il taekwondo a Castellammare ha una grande valenza sociale, quindi come va proprio a determinare il rapporto di collaborazione con l'Istituto Quinto Carlo Guetila, diretto dal prof Gallinari, e diciamo, oltre a questo grande valore di inclusione, abbiamo anche grandi campioni all'interno del nostro team, e la nostra punta di diamante è proprio mio fratello Angelo, che si è appena laureato nuovamente campione d'Italia nella categoria meno 59 kg juniores. Per l'allenatore fratello Domenico, che cosa ti sta dando questo stare insieme ai giovanissimi proprio? Diciamo che è un connubio vincente, perché teniamo over 60 e giovani. Ah, giusto, perché c'erano anche parecchie persone di una certa età. È il connubio vincente perché la differenza di generazione con lo sport ci fa notare che non conta. Quindi questa è la cosa più importante, non ci sono disparità fra persone un po' più grandi e persone più piccole. Va benissimo. Un'ultima domanda va al campione, indubbiamente, che finalmente sorride anche, perché sorride pochissimo. È evidentemente sempre in clima da gara, diciamo, sempre teso, sempre concentrato. Ho sentito, abbiamo visto il video, abbiamo fatto la sfilata, abbiamo fatto le foto e poi è partito Sweet Dream, che è una canzone alquanto evocativa. Qual è il tuo dolce sogno a questo punto, visto che sei campione italiano? Tuo fratello è allenatore, parlava di sport olimpico nell'anno delle Olimpiadi. Infatti il mio sogno è quello di qualificarmi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e perché no anche vincerle. Infatti diciamo che dopo è stata un'emozione fantastica vincere il titolo dell'anno per la seconda volta nella città eterna, ovvero quindi Roma, e diciamo che il sudore, quindi i sacrifici, hanno reso possibile di fare tutto ciò. E ovviamente devo fare un ringraziamento particolare ai miei fratelli e ai miei maestri, Roberto e Domenico, che diciamo che sono stati loro i veri artefici di tutto ciò che mi hanno reso possibile di raggiungere questo traguardo. E ad oggi mi sento di fare una promessa, ovvero quindi lotterò con tutte le mie forze per regalare a questa città un titolo europeo e perché no un titolo mondiale. Benissimo, mostraci la medaglia ancora una volta, non siamo mai stanchi di vederla, e in bocca al lupo a tutti e tre, alla scuola e a tutto il team. Grazie.